era comunque appartenente al corpo. E mi ricordo quando ero piccolo questa foto, quando ai tempi, ragazzi, le foto venivano messe così, appese verso il fuori, e questo mio zio con questo grande cappello di piume. E quindi è un'emozione personale e un'emozione sociale, perché il fatto di essere qua oggi con tanti amici dei bersaglieri, a dimostrazione che c'è una rete nazionale che accompagna l'associazione locale, una rete di persone. Io stamattina guardavo le vostre regole, i punti che vi tengono insieme, e oltre a quello di propagandare l'amore per la patria, c'è questo il concetto della cultura della solidarietà, dell'assistenza, del volontariato. Quindi una rete di persone che ricordano la storia personale, diventano società, diventate società, nel continuare a fare quel lavoro civile e sociale che quando eravate armati facevate, ma ora l'arma vera è l'arma del volontariato, e di questo ne abbiamo molto bisogno. Abbiamo bisogno, come fatto concreto, ne abbiamo bisogno come esempio in questa fase certamente difficile per il paese, ma comunque sempre una società si poggia sulla solidarietà, sul fatto che ci si riconosca uniti, e credo che queste giornate, questi momenti, queste celebrazioni, questo riconoscere il lavoro fatto dalla situazione di Cinzello Vasano, che solo in 2 anni ha fatto veramente un cammino incredibile per darsi per verso unico. Io ringrazio ovviamente tutti loro, e per, da questo punto di vista, operare assieme a tutti noi. L'avete già visto in giro, mi rivolgo ai cittadini bersaglieri, in tutte le nostre manifestazioni, nei momenti di protezione civile, quindi sono una realtà già nota e presente nella nostra città. Io devo dire, solo 2 parole, ho detto di essere brevissimo e lo sarò. Mi sembra giusto, perché abbiamo terminato da pochissime settimane il centenario per il 150° dell'Unità d'Italia, di dire e ricordare che i bersaglieri rappresentano fortemente quella storia, questa nostra storia recente. Sono stati loro che con la prima compagnia hanno partecipato per la prima volta alla prima guerra di indipendenza del 1848, così come nel 1870 nella presa di Porta Pia hanno di fatto aiutato a unificare quest'Italia, a far sì che questo paese abbia una capitale, che questo paese sia unito ad affrontare i problemi allora e oggi, perché credo che questa sia la chiave di volta. Bersaglieri e carabinieri, due storie che si uniscono, due armi, armi che di fatto rappresentano il nostro paese, rappresentano quell'orgoglio di essere italiani, quell'orgoglio di persone che attraverso una divisa ci servono e servono il paese. E permettetemi anche a me di ricordare le persone che sono morte per andare alla loro raduno nazionale. È un lutto nazionale quello, è un lutto perché sono morte delle persone, ma è un lutto anche perché sono morte delle persone che stavano celebrando l'unità, stavano celebrando l'amicizia, stavano celebrando l'amore per la patria. Quindi credo che il minuto di silenzio sia stato un minuto di silenzio importante. C'è proprio il Presidente del Consiglio, credo che lo faremo anche in Consiglio Comunale, a ricordo di tutti, anche a ricordo di questa giornata. Io non voglio dire altro, voglio soltanto rispondere e prendermi un impegno, visto che sono stata chiamata in causa. Poi devo dire che qualche volta, quando mi dicono ma sei un politico, io dico ma no, sono un amministratore pubblico. Poi in realtà sono un politico, perché, e sono orgoglioso di esserlo, perché nel fare le cose che faccio ho la responsabilità per molti. E allora io credo che in questo momento, mi assicuro, il tema per chi fa politica come me, facendo il sindaco, con l'amministrazione, vicino ai cittadini, beh, insomma, si vive tutto il dolore di dover fare scelte difficili, di dover fare le scelte che ci vengono imposte, scelte che qualche volta non consideriamo giuste, ma però, come soldati, nella difesa delle istituzioni, noi applichiamo e critichiamo, discutiamo con il governo rispetto all'IMU, rispetto al patto di stabilità, ma applichiamo, perché io credo che nessuno deve possa farsi regole proprie, perché quello che stiamo vivendo è il rischio di una frammentazione del paese. Quindi sicuramente io credo che con lo spirito che oggi porto a casa da questa vostra manifestazione e quello che voi date nel vostro lavoro quotidiano in questo paese, sicuramente usciremo dalla crisi, usciremo a testa alta, usciremo con il nostro orgoglio italiano, perché questo l'abbiamo sempre fatto. Nei momenti di difficoltà noi siamo stati capaci di essere uniti ed essere forti. Grazie, quindi viva i bersaglieri, viva l'Italia. Grazie signor sindaco Daniela Rodriguez Gasparini. E ora passiamo al taglio del nastro della nuova sede, che è proprio qui vicino, e apre lo schieramento la fanfara Lucio Manara
di Milano. Ricordo il capo fanfara Stefano Spina. A seguire l'associazione d'arme civili di Cinisello Balsamo. Grazie di onore di aver partecipato, gli alpini, l'Associazione Nazionale dei Carabinieri, la Croce Rossa e tutti. Prego l'amministrazione, il gonfalone comunale. Andiamo avanti. E i medaglieri provinciali di Milano e Varese. La sezione di Cinisello, con Labaro, anche il Labaro, grazie. E a seguire tutti i Labari della provincia di Milano, sono molti, Verviano, Parabiago, Monza, Magenta, Abbiategrasso, Cernusco, Lodi, Busto Garolfo, Inveruno, Bresso, spero di non aver dimenticato nessuno, se no mi dicono ci hai dimenticato. Abbiamo anche Pavia, Seregno, Melzo, c'è anche la fanfara, non l'abbiamo già detto, Melzo, non ho dimenticato nessuno? Vediamo chi c'è. Melzo l'abbiamo detto, Abbiategrasso l'abbiamo detto. Castano, c'è anche Castano. Avanti la fanfara di Melzo. Il nostro capo fanfara, bersaglier Valerio Costantino. Sì, le autorità. Abbiamo anche il nostro consigliere nazionale Daniele Carozzi. E a seguire tutti i consiglieri della provincia, tutti quelli che ci siamo oggi. Ciao Angelo, ciao. Lui ultimo, occhio, largo, attenzione. Ma lei cosa fa? La piegata, mette a spalla. Questa è la figura storica ormai nelle nostre manifestazioni, come si portava la bicicletta da bersagliere. Era per tutti i ciclisti di Milano, capitanata dal bersaglier Floriano Capra. A seguire il bandierone di Gallarate. Occhio. Con lo striscione e lo striscione di Cernusco, eguagliati mai, infatti forse. Mi raccomando, seguite tutta la manifestazione. No, quella è pericolosa con la bicicletta. È pericoloso con la bicicletta.